A chiusi, la maggioranza PD-PSI ha approvato in consiglio comunale lo studio di fattibilità per la realizzazione di un tempio crematorio al cimitero. Il Movimento 5 Stelle ha votato in modo contrario questo progetto. Bruna Cipitelli ha spiegato ai nostri microfoni il perché. Vorrei fare una premessa: innanzitutto, noi non siamo assolutamente contrari alla cremazione, ci tengo a dirlo. Questa è una scelta personale. E quindi, noi abbiamo votato no per tre motivi. Il primo motivo è perché il progetto che viene portato in Consiglio Comunale il 20 settembre è un progetto non di massima, è un progetto ben definito, un progetto di finanza, quindi chi vincerà il bando di gara che sarà emanato dal Comune di Chiusi potrà fare cosa? Costruire. Però questo progetto di finanza o project financing, così chiamato, prevede che cosa? Prevede nella bozza di convenzione che il concessionario non abbia assolutamente rischio di impresa e secondo noi è assolutamente sbagliato perché? perché per qualsiasi motivo ricadrà tutto sul comune. Quindi il comune sarà legato per 25 anni con una convenzione e questa convenzione dà ampio spazio al concessionario, cioè colui che dopo la costruzione si occuperà di svolgere l'attività del forno crematorio, di avere ampio raggio, di cambiare idea in qualsiasi momento, per qualsiasi condizione ci sono degli articoli ben specifici e lascia il tutto al comune che si dovrà accollare tutto. Il secondo punto eh, siamo stati contrari a che cosa? Al progetto di fattibilità. Progetto di fattibilità prende eh, dei numeri, innanzitutto studi del 2011, quindi secondo noi andrebbero rivisti siamo al 2017. Eh, I numeri di cui loro parlano per il bacino d'utenza eh, dell'utilizzo di questo impianto crematorio sono assolutamente bassissimi, non si può lavorare applicando il 20% che è quello che loro, eh, di cui loro parlano all'interno eh, del eh, progetto, 20% delle persone decidono di farsi cremare. Se noi prendiamo i numeri del bacino della Valdichiana siamo molto indietro rispetto a quello che loro pensano di poter fare. Loro parlano di, una, di un minimo di 700 cremazioni annue fino ad arrivare a un massimo a più di 1100 e non ci siamo assolutamente, non possiamo sostenere questi numeri, non ci sono. Terzo punto per cui noi abbiamo votato no è il percorso, percorso che è stato portato avanti dalla maggioranza all'interno del comune di Chiusi. É... Un progetto del genere secondo noi prevede innanzitutto, si sceglie di fare questo, si parla con i cittadini attraverso un'assemblea pubblica. Prima di portarlo in Consiglio Comunale a votazione dovevano essere istituite delle commissioni apposite per poter lavorare. È un progetto che prevede un'opera da circa 3 milioni di euro. Non si può portare in Consiglio Comunale e sviscerare tutto all'interno di un'ora barra due. E quindi il nostro no è stato motivato per questo.